E qui voglio vedere cosa dici. Qual è secondo te l'argomento più controverso nel settore della programmazione? E tu avevi risposto: non capisco chi dice che i veri programmatori fanno e basta, mentre chi parla di programmazione è necessariamente uno che non sa fare, per questo parla e non fa. Il classico chi sa fa e chi non sa insegna o parla. Ok, volutamente argomento controverso. Sì, in realtà come tutti i detti, i proverbi, i modi di dire, c'è tutto il contrario di tutto. Chi fa da sé fa per tre, l'unione fa la forza. Ok, quindi che Certo. vuol dire? Da solo, senza contesto, vuol dire poco. Allora, capisco il discorso del c'è chi parla perché non sa e quindi si fa vedere, ok. Però se generalizziamo, ritorniamo al discorso dei detti, tutto è il contrario di tutto. E un pochino mi infastidisce chi magari ha la mentalità, o sembra, magari mi sbaglio, ma da quello che leggo, sembra qualcuno abbia la mentalità che il vero sviluppatore, quello bravo, quello forte, scrive codice 24 ore su 24 a testa bassa e è quello che scrive il codice che innova il mondo. Ok. Probabilmente è più probabile che l'innovazione la porti lui piuttosto che quello che fa video su YouTube. Sì, chiaro, però serve tutto. Cioè, la parte di divulgazione, intesa come insegnamento, come educativa, no? Non che io devo insegnare qualcosa a qualcuno, ma in generale il fatto che qualcuno spenda del tempo per fare divulgazione e quindi far nascere, no, non necessariamente passare il concetto così com'è, ma far nascere la curiosità su un concetto così che poi qualcuno magari se la studia, se la approfondisce da solo. E serve anche quello, perché oggi c'è il programmatore che scrive 24 ore codice, ma domani chi è che scrive il codice che porterà lì la prossima innovazione? È quello che oggi è un ragazzo che esce da scuola, probabilmente. Certo. E quindi è importante tutto, chiaramente bilanciato, senza generalizzare, senza andare agli estremi. Però Sai che sta aumentando tantissimo la mia autostima in questo momento, perché stai dando un significato a quello che faccio ormai da anni. ma No, sì, ma per forza, non, cioè, la gente non nasce imparata. Qualcuno, qualche sì. rarissimo caso di supergenio, va bene, No, che poi c'è, tra l'altro però. nella generazione in cui viviamo molto proviene anche dall'attività proprio di divulgazione, nel senso tantissime persone si avvicinano perché vedono il video tuo, mio, di Moro Linux, altra gente molto più famosa di noi, e vede quello che fanno e si sentono assolutamente ispirati. Ci sta, assolutamente. Poi ci sono tantissimi puristi che comunque chiaramente la vedono in un altro modo. Io devo Esatto. dire, io faccio parte sicuramente di quelli che non sanno e parlano. Mi ci metto No. tranquillamente. Però mi incuriosisce una cosa. Questo è un pensiero tuo o, insomma, sei stato punzecchiato su qualcosa e quindi un po' infastidito? Un po' infastidito. Ok. Beh, sai, Ah, vabbè, non su voglio entrare nei dettagli, YouTube. però era per capire da dove arrivava. Senza entrare nei dettagli, senza fare nomi o riferimenti particolari che non servono assolutamente a niente. In generale, in un mondo in cui ognuno può avere la sua bold opinion, schiantarla da qualche parte, farla leggere a 1.000 persone, ok, ognuno si fa la sua opinione in relazione a quello che ha letto. Quando leggi una certa cosa, pensi, ah, ok, beh, però in realtà, da certi punti di vista, insomma, questa consapevolezza è nata perché, appunto, leggendo varie opinioni, che uno può condividere o non condividere, dici, ok, rispetto a quello che ha detto questa persona, qual è la mia posizione in merito? E elaborando ho trovato questa motivazione che mi convince, del fatto che ha senso quello che sto facendo. Che poi, tra l'altro, rimanendo nel tema diciamo, della divulgazione, pochi giorni fa ho letto, diciamo, un post di Gabriele Santomaggio, che come al solito è molto,
va dritto al punto lui, come un treno, non si ferma davanti a nessuno. Dicevo giustamente che non fa particolarmente bene poi la gara a, diciamo, esporre necessariamente dicendo anche inesattezze, semplicemente per, diciamo, quella che è lo spirito da influencer, diciamo così, quello di farsi vedere e basta. E so che anche tu la pensi assolutamente allo stesso modo. Sì, quello è vero. Purtroppo, come tutto, quando si crea uno spazio e la gente vede che c'è posto, diciamo, c'è spazio per portare contenuti che ti possono dare visibilità, ti possono dare dei vantaggi, è chiaro che la gente poi si butta. Quindi qualcuno lo fa con le buone intenzioni e qualcuno lo fa con intenzioni un filo meno buone. Tipo sì, anche perché poi adesso il tema tecnologico è abbastanza sulla cresta, non dico sulla cresta, però c'è abbastanza interesse. Eh sì, e quindi chi scrive, chi fa cose solo perché... Cioè, se il ragionamento dietro è devo fare qualcosa così la gente vede che sono attivo, così guadagno internet points... No, beh, allora no, è chiaro. Come tutto bisogna trovare il giusto equilibrio.